Wahey ben ritrovati dal vostro Andrea Lincoln in questo nuovo video. Oggi siamo su LBX, Little Butler's Experience, conosciuto anche in Giappone come Dumble Senki. Questo primo video sarà un let's try del primo capitolo. Non so come si svolge questo gioco perché è la primissima volta che lo provo. Se la serie mi piace e vedo che piace anche a voi, continuerò a portarla. Però se il gioco non mi prende, è difficile che io lo continui a portare, perché ho interrotto diverse serie sul canale che poi magari non interessavano né a voi né a me continuare a portarle, poi lo giocate per conto mio. Però se vedo che una serie non ha riscontro e non mi diverto a portarla sul canale, evito totalmente. Quindi vediamo come va questo Dumble Senki e vediamo se è una valida scelta per il canale. Tutto quello che so, lo so dall'anime. Ho visto pochissimi episodi dell'anime, 3 o 4. So che ci sono questi piccoli robot da guerra. Che il personaggio principale dovrebbe essere un ragazzo che ha Achilles come lottatore. Ah, le bellissime scene animate da Level 5. Questo gioco inoltre è uscito per la prima volta, è uscito nel 2011 su PlayStation Portable. È stato rilasciato nel 2015 dalla Level 5 per 3DS. E l'audio mi sta uccidendo. Ecco, già va meglio. The laser grid defense system is charging. Engage your force fields now. Deploying force field. E purtroppo ha solo un i dialoghi sono tutti quanti in inglese. Ecco la Achilles, va. Vanno. Dovrebbe chiamarsi Van in teoria, perché ho visto il nome giapponese è Ban. Si legge Van. Quindi Van, non Ben. Però chi se ne frega. Traduzione piuttosto approssimativa, Molto approssimativa. We're going in. This is Squadron 2. We're in the clear. Let's roll. Mi chiedo se effettivamente stiano combattendo a distanza o se loro sono dentro il lottatore. Perché so che in realtà dovrebbero stare... Loro comandano il lottatore, ma da fuori. A meno che non ho visto la seconda stagione di Dumble Senki. Non lo so cosa ho visto, ragazzi. Sinceramente l'ho conosciuto con l'anime e non so da dove ho iniziato a vederlo, ma... Proprio pochissimi episodi, però essendo level 5 ho detto... insomma... Io lavoro della level 5 da Layton a Yo-Kai Watch tutto. With the fate of the world hanging in the balance. Who knew we'd end up here? Back then, I never would have dreamed it would come to this. Ok, promette bene, promette. Ok, sì, qui sempre le solite cose che ci dice la level 5. Mettiamo un po'... Vorrei mettere il mio nome, ma fa nulla. Mettiamo Link stavolta. Va bene così. Ti piace questo nome? Beh, l'ho scelto come nickname. Se no, non lo mettevo. Iniziamo un nuovo salvataggio, allora. Quest'opera è frutto di fantasia. A persone. Ogni riferimento a persone o eventi reali. Non credo che esistano. Gli LBX esistono, ma non sono da battaglia come li vediamo qui. Se li fate combattere, scoppiano. Ci credo. However, they were soon taken off store shelves, with parents complaining that they were too dangerous.
Sempre i genitori. Kind of futuristic fortified cardboard that these tiny machines were able to gain a new lease on life. Sì, infatti è cartoncino. Sì. Questo avevo letto. Achilles. Quasi quasi la figure di Achilles. Mi fa gola. La grafica è qualcosa di eccezionale. Ed è così che volevano fare Yo-Kai Watch, quelli della Level 5 all'inizio, eh. This is where you can find all the top LBX players on the planet. This is awesome. I can't wait to see who we face. Nice. You better believe we're ready for anything. Hey, look. It's Justin. Huh? Qual è quello con la... Ah, quello... Ok, questo è il classico tipo super forte che non parla mai. Justin Kaido. Man, that dude is so full of himself. Non metto nulla male, But I still want to battle against him. I swear, I'm gonna take him out. Slow down. It's great that you're fired up, but we still need to win our first match. Let's take it one fight at a time. Of course, you think I don't know that? There's no bigger stage for an LBX player. Artemis. We're all fighting for one reason, to be the best in the world. But still, there's more to this. It's not just about winning a championship. Yeah. Who'd have known we'd get caught up in this mess? Cosa? Quale casino? I still can't believe everything that's happened. Ditemi cosa. The entire world rests on our shoulders. And it all began on that fateful day. The day I first met that small machine. Certo, cambiare robot con macchina. No, aspetta. Perché non l'hanno... Solo karaoke avete fatto? Ma almeno quella giapponese lasciatela. Ma dai. Purtroppo succede spesso così. Con Inazuma Eleven è successo con la sigla finale, una volta che finisci il gioco. Con Yo-Kai Watch per fortuna no, ci hanno lavorato un pochino di più. Qua l'hanno tolta direttamente. Che bisogna fare? Sapete chi mi pare, Justin? Quello di Soul Eater. No, non mi ricordo il nome, però è uguale. È anche bella la musica, peccato che non sia cantata. Perché da noi devono sempre rovinare tutto. Episodio 1. La valigetta misteriosa, tradotto starting small, no. Quindi è a episodi, vabbè, capitoli. Siamo lì. Nero? Cosa è successo in quel frangente nero? Lost her. Commander Aeron. My apologies, sir. This is most unfortunate. Io vorrei sapere quando è che si gioca. Yes.
If its contents ever go public, things won't look good. Mobilize all operatives and get it back at all costs. Sir! There's no turning back now. I'll deliver this, no matter what. I promise, Professor. Oh. Oh mio Dio. Ah, penso, mi sembrava una scena... Ok, no, non mi sembrava una scena disegnata, mi sembrava... una scena di gioco, per fortuna no. Scusate, sono in ritardo. Van, benvenuto. Come mai sei in ritardo oggi? Maestro, Sadie, buongiorno. Ehi, Van! Ma dove eri finito? Scusate, ma oggi è uscito il nuovo numero del giornalino LBX, così sono passato a comprarlo, e beh. Hai ragione, me ne ero completamente dimenticato. Ora che anche Van è qui, posso mostrarvi una cosa davvero interessante. Sono certo che vi piacerà. Oh yeah! Guardate, un nuovo modello di LBX è appena arrivato. Wow, è stupendo! Davvero bello. Un'armatura exo bianca, fantastico. Achilles. Qui dice che è inclusa solo l'armatura exo. Quindi non si può utilizzare senza il supporto scheletrico. In ogni caso è un modello eccezionale, guarda che dettagli. Fabbricato dalla Tiny Orbit. Strano, non è presente nel catalogo del giornalino LBX di questa settimana. Sì, hai ragione, è un po' strano. Il fornitore che me l'ha inviato ha detto che è un nuovo modello. Però non è presente in nessun catalogo. E questo perché? Perché è un LBX particolare. Credo, se non è inserito nel catalogo. Deve trattarsi di un modello molto raro allora. Fantastico, lo voglio! Beh, buona fortuna. Sappiamo entrambi che non è abbastanza soldi per comprarlo. E poi tua madre non vuole che giochi con gli LBX. Già, non ricordarmelo. So come poterla convincere però, vedrai. Mi sembra improbabile. Comunque, sei pronto per una battaglia LBX? Puoi contarci, è arrivato il momento di scaldare i motori! Combattiamo, finalmente! D'accordo! Dai, sbrigati, fammi sapere quando sei pronto. Sono sempre pronto, era questo quello che volevo fare, giocare con gli LBX! Cioè, muoviti usando l'analogico. Wow, le basi! In quale universo guardare lui mi fa parlare con lei? Io sono pronto, ci siamo, dai, non aspetto altro. Insegnami come giocare però, quello lo voglio sapere. Ok, il diorama è pronto per la battaglia. Sì, combattono in queste specie di scatole di cartoncino super rinforzate, che poi però possono anche distruggere il paesaggio, quindi è bello. D'accordo, la distruzione dei robot è proibita, vero? Ci sto. Van, preparati, perché oggi vincerò. Io non perderò. Iniziamo, LBX, vai! Allenati con Kazuya, metti KO l'avversario 3 volte. Addirittura 3 volte devo metterlo KO? Oggi non perderò. Van, l'LBX che ti ho dato ha solo il rivestimento corazzato sulla testa. Ho diversi ricambi che puoi usare per personalizzare il tuo robot al meglio. Personalizza quindi, giusto? Sì, mi sa che posso andare solo lì. Ok, ricambi, allora. Seleziona la testa. Ok, ma mi sa che sono tutti quanti uguali. Quindi con questa, ok. Penso che per il resto stia bene. Mi sa che solo la testa era da cambiare. Sì, infatti sì. Ah, mi sa che il mio ha più punti vita, però bisogna vedere. Chi riesce ad azzerare le prime punti vita dell'avversario vince. Ok. Van, ricordi come controllare il tuo LBX? Usa l'analogico per muoverti e premi Y per attaccare. Puoi premere A per correre quando hai bisogno di muoverti velocemente. Premi B per saltare. Cavolo, però ha dei tempi di ripresa davvero lunghi, eh. L'attacco in salto si può fare? Sì! No, forse mi ha attaccato lui. No, posso anche attaccare in salto, wow. Ma X fa attacco, X non fa nulla, mi sa. Però con questo posso difendermi. Ma
cosa è successo? Ah, ok, praticamente sì, si è ripreso. Attacco indebolito. La tua barra di tensione è completamente vuota. Si svolterà gradualmente ogni volta che attacchi o corri. Quando la barra è vuota, le funzioni del tuo LBX saranno gravemente compromesse. Se ti trovi. Okay, puoi difenderti premendo L. Perfetto. Ok, mi si è ricaricata la tensione. Quindi posso ancora. Devo atterrarlo ancora una volta. Ok, eccolo. Ah. Ok, mi difendo. Ok. Si ricarica gradualmente però anche, non solo quando attacchi. Vai. Dai, che ti ho quasi sconfitto, pippetta. Eccolo qua, fatto. Yeah, ho vinto. Woohoo! Quello mi fa correre. Beh, insomma, come prima lotta non c'è niente male. Però questo LBX è davvero, davvero lento. Insomma, penso che ovviamente andando più avanti nel gioco diventerà più veloce. Però, vediamo come va. Ce l'ho fatta, ho vinto! Bravo, Van, si aggiudica la vittoria. Non ci posso credere, sei fortissimo anche quando usi un LBX preso in prestito da qualcun altro. E beh, che vuoi farci? Beh, perché l'ho preso in prestito da me, è ben collaudato, in ottima forma. Ma se gli ho dovuto cambiare la testa appena iniziato l'incontro, ma stai scherzando? Prima di iniziare, no, non dopo, prima. Beh. Ehi, siete ingiusti, per come ne state parlando voi sembra che io abbia vinto solo perché avevo un buon robot. Me la cavo bene e ho le mie strategie. Dopotutto voglio vincere il torneo Artemis, non potrei mai farcela senza una strategia. La strategia è attaccare, attaccare e attaccare. Poi quando la tensione va a zero, ti ripari un attimo che si ricarica subito, no? Wow, Artemis! E così vuoi partecipare al campionato mondiale di LBX? Allora dovresti sbrigarti a comprare un LBX tutto tuo, signor strategia. Sì, giusto. Lei non aggiunge nulla al discorso. È più facile a dirsi che a farsi. Caspita, è tardissimo. Scusate ragazzi, devo proprio andare. Aspetta, vengo anch'io. Dunque, se è come l'anime, dovrebbe esserci una signora che gli regala un LBX. Oh, veramente? Andrò a casa anch'io allora. Io l'ho visto, a parte l'anime, un episodio, una scena video più che altro, caricata da un giapponese che portava contenuti continui di Inazuma Eleven e anche LBX, però... Mi è mai interessato LBX perché gli hanno chiuso il canale, quindi alla fine non l'ho neanche potuto vedere volendo. C'era un video particolare, ma non voglio spoilerarlo, tra virgolette, perché comunque se poi vado avanti lo vedremo insieme. Non lo so ragazzi come si evolveranno le cose, però intanto giochiamo. Metamo. È un robot. Oh, è solo un Metamo. Da dove è sbucato? I Metamo sono il numero in fatto di sono i numeri uno in fatto di battaglie di LBX. Li puoi incontrare dappertutto, sono loro a osservare i nostri progressi e a registrare i dati delle battaglie. Wow, ma è fantastico! Che strano, non ci avevo mai fatto caso prima d'ora. Pensavo fossero solo delle mascotte degli LBX o qualcosa di simile. Beh, tienilo a mente ora, salvare i progressi è molto importante, capito? Va bene, ci vediamo in giro allora, Metamo. Metamo... Posso salvare solo quando ci sono loro? Ci vediamo, devo andare in un posto ora. Ok, ci vediamo Kazuya. A domani. Quindi devo per forza salvare solo quando... Aspetta, fammi vedere un attimo. Fammi provare. Con X si apre il menu. Ah, devo per forza salvare con loro. Il testo più veloce, ok. Finito, quindi devo per forza parlare con loro. Vabbè, intanto per questo primo video possiamo anche concluderla qui, tanto penso che comunque sia va abbastanza bene. Insomma, la battaglia con l'LBX è stata interessante, però spero che non ci siano tanti video, tante troppe scene animate
come c'è stato all'inizio. Magari lì è solo per introdurre un attimo la storia, per far vedere qualche personaggio e quello che sta succedendo. Ad ogni modo, Cuccio, questo primo episodio per LBX termina qui. Io vi ringrazio per aver seguito anche questo video. Vi ricordo, come sempre, in descrizione i link per Twitter e Instagram. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi a noi. Ci vediamo come sempre domani con un nuovo video. Bye bye.